Si parte con Orione degli Dei, veloce, sopravanza nera-azzurra, prende la leadership, in mezzo alla pista Noemi Sidoli e anche No Reply. No Reply va su Orione degli Dei, ma si accoda che Orione vuole correre davanti a Noemi Sidoli, rischia di venire scoperta. I 200 in 13.4, c'è stato strappo, terza posizione per nera-azzurra, Noemi Sidoli vorrebbe scendere lì, ma il posto non c'è, Italiano si muove al largo, quindi Indy Kronos, in mezzo alla pista Nerone d'Asolo. Avanzano Italiano e Nerone d'Asolo, i 400 in 28.6. In vantaggio c'è Orione degli Dei, Italiano contiene Nerone d'Asolo, va lui su Orione, Nerone cerca la pariglia che per adesso non trova, un pochino di diatribe quando si arrivano a completare 600 metri, ha mosso anche Geox. 42.9, 600, 29.5 dopo lo strappo, Orione in vantaggio, Italiano scoperto, No Reply alla corda, Nerone d'Asolo che alla fine ha preso la seconda pariglia, Carpendola, Geox che è in terza, quindi Noemi Sidoli, nerazzurra. In coda Indy Kronos, metà gara svelta in 57.4, 28.8, questi 400, viene tesa l'Italiano perché Orione cammina, No Reply alla corda, Italiano che inizia a retrocedere, Nerone d'Asolo in seconda pariglia, quindi Noemi Sidoli, Orione degli Dei, di Gas, arriva a un chilometro da Gran Premio in 1.11.8, 29 dal palo metterete opposta, la mossa di Orione d'Asolo, crolla Italiano, traguardo lontano, esce dalla corda Noemi Sidoli, è fermo anche No Reply, Orione degli Dei li ha messi tutti lunghi, dovrà correre però ancora 400 metri, Orione con questo poletto in 14.5, percorre 1.200 in 1.26.2, Orione inseguito da Noemi Sidoli, poi gli altri, Orione ha finito il gas, è agganciato da Noemi Sidoli, si avvicina anche Geox, ingresso della retta d'arrivo, migliora pure Indy Kronos, Orione degli Dei è stremato, è superato da Noemi Sidoli, da Geox, poi da Indy Kronos, Noemi Sidoli in vantaggio su Geox e Indy Kronos, Orione degli Dei, Noemi Sidoli si difende da Geox, Noemi Sidoli, l'outsider che non ti aspetti, Noemi Sidoli e Marco Guzzinati avanti a Geox, a Indy Kronos, a Nerazzurra e allo stremato Orione degli Dei. 1.56.2, corsa con parziali vertiginosi, Orione degli Dei ha retto per 1.200 metri, poi è crollato e quindi sono arrivati quelli che avevano speso meno fino a quel momento. È crollato per primo Italiano, sono crollati tutti, è crollato pure Orione degli Dei. Il successo per Noemi Sidoli, per Marco Guzzinati, il training suo, ovviamente i colori della Plandalei, 49 al totalizzatore, 1.12.6. Noemi Sidoli, la linea Ariana Pennati per l'intervista.